Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay di Prototype 2. Allora, vi devo subito dire una cosa. Purtroppo, settimana scorsa, o forse 2 settimane fa, non mi ricordo comunque, avevo registrato circa un'ora di gioco di Prototype 2, forse un'ora e 10, un'ora e un quarto più o meno, e purtroppo quel file è andato perso. E quindi non sapevo più cosa fare, ho deciso comunque di continuare. Quell'ora lì è andata persa, purtroppo non sono riuscito a caricarla perché il file non ce l'ho più. Mi dispiace perché sarebbero venuti fuori anche dei bei video, soprattutto per i cambiamenti, perché dall'ultima serie di video, erano 12 mi sembra l'ultima serie di video che avevo fatto di Prototype 2, in cui c'era l'inizio, avevo soltanto preso gli artigli. Invece in quell'ora di gioco andata persa, purtroppo ho trovato il secondo potere, che sono i tentacoli. Adesso vi faccio vedere. Allora, vedete, sulla X ho deciso di mettere gli artigli e sulla Y i tentacoli. Vabbè, gli artigli li conoscete già, c'erano gli altri. Ecco, questi qua invece sono i tentacoli, vedete come sono. Vedete quando colpisce qualcuno cosa fa? Guardate su questo. Tac. Ci sono dei tentacoli che si agganciano a qualsiasi cosa e cominciano a tirare. Adesso lancio questo là. Credo di aver colpito una persona, andiamo a vedere. No, non ho preso nessuno. Comunque, questi qui sono i tentacoli, sono abbastanza potenti, soprattutto contro i veicoli, perché gli artigli sono letali. Guardate che figo, lascia. Mamma mia, che figata, non potevo. Comunque, gli artigli sono letali contro le persone. Vedete, taglio a metà, quindi non hanno possibilità di salvarsi. Però contro i veicoli corazzati, purtroppo sono più scarsi di, non so, praticamente è più efficace prenderli a pugni normalmente, quasi, o tirargli i calci. Comunque, i tentacoli invece non è così, non li uso contro le persone i tentacoli, perché sono anche, vedete, non arrivano neanche tanto lontano. Però non mi piacciono tanto in questo tipo di attacco così. Lo uso soprattutto contro i veicoli, e soprattutto utilizzo l'attacco buco nero, che sarebbe quello caricato. Adesso ve lo faccio vedere, vado giù. Ecco, qua in mezzo alla gente, guardate. Pam. Avete visto, praticamente miro una persona, tengo premuto, i tentacoli si agganciano a quella persona, da quella persona si agganciano ad altre cose attorno, e poi tutte quelle cose vanno addosso al mio bersaglio, quindi è devastante. Bam. Ed è vabbè, contro le persone, guardate, l'ho tagliata a metà, però è letale sulle persone, ma soprattutto è letale sui veicoli, perché poi vedrete, è molto molto potente questa mossa. Adesso basta far casino, voglio solo assorbire qualcuno così. Torniamo alla nostra forma, quella furtiva, quella lì. Ci camuffiamo e andiamo un po' a vedere l'obiettivo. Allora, abbiamo una G che è vicino, che è Padre Guerra, però preferirei andare prima dalla R. Ah, e poi ho credo di aver preso anche delle mutazioni. Naturalmente mi sono già evoluto più volte, adesso non so più o meno a che livello sono, sarò a livello 4. E guardate il televisore che vola. E ho preso delle mutazioni, credo, di movimento, perché faccio dei salti più alti, vedete, non so se avete notato la differenza dall'ultimo video. Comunque faccio salti più alti. Scatola nera. Adoro cercare le scatole nere, quindi andiamo subito a cercare una. Era qui? Ecco. È qua sotto. Eccola là. Trovate. Guardate, ormai sono diventato bravissimo a cercare a trovare le scatole nere. Comunque mi scuso ancora per questo errore di aver perso purtroppo il file, ma non succederà più, spero. Intanto guardate come plano, intanto vado giù, precipito. Bam. Ok. Cosa ha fatto il dottor Barney? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Chiudi quel
Madonna. Ok, l'obiettivo era qui, quindi abbiamo cominciato la missione, il laboratorio. Il nuovo mostro Gentech, l'Hydra, è stato ucciso, ma la fase 2 rimane un mistero. L'Hydra è un mostro che esce fuori dal terreno ed è quello che mi ha dato i tentacoli. Viper 1-2, qui Checkmate, mi ricevete? Sì. Checkmate. Dovrete scortare un ricercatore della Gentech di nome Bellamy alla zona verde. Vi invio le coordinate. Bellamy è un VIP della Gentech. È fondamentale portarlo lontano da Eller. Va bene. Se dovete avere il sentore di un contatto con Eller, sparate a vista. Certo, mi sparo in testa, sono un coglione. Oh mio Dio, ho visto Eller allo specchio. Ora sei mio, Bellamy. Sì, sta arrivando, Bellamy. Volevo dire Viper. Qui è il dottor Ted Bellamy. Dovrebbero evacuarmi. E vum! Dov'è la squadra di evacuazione? Passo. Adoro fare sti salti altissimi, guardate che bello. L'elicottero è in rotta verso la sua posizione. Tempo d'arrivo stimato tra i 3 e i 5 minuti. Ah sì, ci penso io. Ci penso io? Va bene, ci pensiamo noi. Viper, qui Viper 1-2. Sto arrivando per fare da... Usa l'attacco buco nero sull'elicottero. Infatti hanno capito esattamente quello che volevo fare. Ragazzi, no, ok, guardate quanto ho tolto all'elicottero, ho tolto tantissimo. Guardate intanto come volo con l'attacco balzo e non riesco più a fermarlo. Ah, ok. Ok, boom, buco nero. Ultimo buco nero, boh. Andato. Avete visto, è potentissimo. L'elicottero si è appena schiantato. Sbagliato. L'evacuazione via elicottero non va. Preparate un corazzato per Bellamy. Wow, che schivata. Di, culo. Volevo dire di bravura, eh. Boh, mettiamoci qui. Siamo usciti dall'allerta. Abbiamo Bellamy, il convoglio in partenza. Ah, quindi Bellamy non era... Sì, sì, non, ho capito. Non era sull'elicottero. Noi dovevamo solo distruggere l'elicottero prima che prendesse. Tocca mischiarmi insieme a dei bestioni senza cervello. Fatemi indovinare. Voi giocavate a rugby. Voi giocavate a rugby. Dottore. O giuro che ti leghiamo e ti trasciniamo come un cane. Guardate che potenza i tentacoli contro... Fatemi vedere. Seduto, dottore. Bam, bam. Vedi i tentacoli che escono dal carro. Che non può fare niente perché... Quei cosi sono armati, vero? Tentacoli poi lo prendono e lo fermano, quindi... C'è davvero poco da fare. Inviate rinforzi. Ho sbagliato. Ok. E hop. Guidi come un pazzo. E hop. Preso anche questo. Ci schiantiamo contro un muro. Bisogna far chiudere il becco a questa stronza. Ok. 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 Ah, era proprio l'altro. Dai, che culo che ho. E hop. Ah no, non è ancora. Allora lo distruggo con gli artigli. L'ho distrutto con gli artigli. Ah, questo è ancora vivo, senza un graffio. Dai, scappa, scappa. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. No, niente, non ce l'hai fatta. Bam. Un bel pugno con gli artigli e via. Eller sta attaccando gli scienziati della gente, che non capite, capite? Sta venendo a... Esatto. La farò trasferire il prima possibile nella zona verde. Eller non potrà resistere ad un gruppo di bersagli così ricco. Che bastardo. Vuole usarci come... infatti. Si rilassi, dottore, presto sarà tutto finito. Certo, infatti è morto, quindi
effettivamente è tutto finito. Esci dall'allerta. Va bene, usciamo. Usciamo dall'allerta e sono andato a mettermi in una base. Bastardo. Salto! Sì. Boh. Finita la missione. Ok. Padre, ho appena eliminato un altro VIP della Gentech. Mi servono informazioni su un dottore di nome Burke. Burke. Credo che sia al comando di un altro progetto Gentech. Cerco subito, James. Ta. Ta, ta. Ah, yeah. Ok, adesso andiamo da Padre Guerra. Mamma mia, mi piace un casino volare su questa città e fare tutti sti salti. E hop. Ok, siamo arrivati. Perfetto, mi sono appena travestito, cioè sono appena tornato normale davanti a un soldato. Ho ristabilito i contatti con un'informatrice. Si fa chiamare Athena. Mi ha segnalato un altro posto gestito dalla Blackwatch, un posto dove entrano molti civili e non esce mai nessuno. Bastardi. Va bene, ci pensiamo noi, ci pensiamo noi. Non c'è problema, anzi, l'ora del pasto. Perfetto. Sono pronto a spaccargli il culo. Cambiamoci. Bene, l'ultima cella è quasi ripulita. Dateci altri 10 minuti prima di scaricare quei piagnoni. E hop! No, non sono riuscito. Ora sì. Ed eccoci qua. Aspettate, no, no, non potete farci questo, vi prego. No, vi prego, oh mio Dio. Forza, sbrigatevi. Guardate che bastardi questi qui. Spietati. Infatti, spietati figli di puttana. Ma ci pensiamo noi. Uccidi i difensori Blackwatch. Va bene. Mi basta questo. Non ho bisogno di motivi. Cercavo di farlo un po' con stile, ma mi sono reso conto che non si può, quindi distruggiamoli uno a uno. Non vi piace quando un mostro disturba il vostro territorio? Ok, e ora guardate questo attacco. Bam! Ho tirato anche un camion. Vedete, con questa mossa si può uccidere tanta gente. Prendi questo. E anche questo. E pure questo. E pure questo. E la mossa finale. Buco nero. Boom. Perfetto. Basta divertirsi. È ora di entrare. No, non ho sbagliato. Mio Dio, ah. Stavo per uccidere il mio obiettivo. Ok. Guardate che figo. Guardate che schifo, l'ho diviso, man. Mio Dio. Guardate i tentacoli, che fighi. Vabbè. Usiamo sto scanner manuale. Perfetto. E siamo dentro, ragazzi.